Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Anna Munafo, torna ad Uomini e Donne per corteggiare le troniste e si è da poco concluso il percorso seppur breve di Sabrina Dio ad Uomini e Donne, la quale ha ricevuto un no dalla sua scelta, Nicolò Raniolo. Il pubblico italiano è abituato di solito a vedere scendere al momento della scelta i famosi petali rossi, ma questo non è stato il caso, che ha caratterizzato la scelta di Sabrina. Il no di Nicolò però era già palese da prima della scelta, ma la Dio ha preferito rischiare, sperando nel colpo di scena. È da poco iniziato il percorso di tre nuovi tronisti, di cui due donne e un uomo: Nicolò Brigante. Il tronista è un volto nuovo al pubblico italiano a differenza delle due troniste, Niloufar e Sara. La prima è un'ex corteggiatrice di Mattia Marceno e la seconda ha partecipato al programma Temptation Island ed è l'ex fidanzata di Nicola Panico. Secondo le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne, Emanuele Trimarchi ritorna ad Uomini e Donne nuovamente in veste di corteggiatore delle troniste e Sara Fifella e Niloufar Adati. Chi è Emanuele Trimarchi? Emanuele Trimarchi, per chi non lo ricordi, è stato un corteggiatore dell'ex tronista Anna Munafo. Emanuele fu anche scelto dalla tronista, che è stata un ex aspirante Miss Italia, ma la loro relazione è durata davvero poco. Dopo la scelta, il viaggio organizzato dalla redazione di Uomini e Donne, Emanuele si rese conto di non essere innamorato della Munafo. Ci sono state tra i due numerose battaglie sui social, ma il corteggiatore ora sta per iniziare la sua seconda esperienza ad Uomini e Donne e il suo rapporto con Anna sembra essere un capitolo chiuso. Il rivale di Emanuele nella sua precedente esperienza è stato Marco Fantini. Dopo venne proposto a Marco di diventare tronista e la sua scelta fu Beatrice Valli, attuale fidanzata. I due convivono e hanno coronato il loro amore con la nascita della prima figlia Bianca. Le sorprese di Uomini e Donne. Questa nuova fase di Uomini e Donne si prospetta ricca di colpi di scena e di sorprese, come la presenza di una corteggiatrice di Nicolò Brigante, che è stata l'ex di Ignazio Moser, Virginia. C'è chi invece crede che Nicola Panico potrà scendere le scale per corteggiare la sua ex Sara. La tronista avrebbe convissuto con Nicola fino a pochi giorni prima dell'inizio della sua esperienza a Uomini e Donne.